E Radio Radicale, siamo con Andrea Crippa della Lega, per parlare un po' di quello che è successo a Cristian Solinas. Noi aspettavamo di capire che cosa sarebbe successo per la regione Sardegna, mi sembra che ci abbia pensato qualcun altro. La scelta del candidato presidente è una scelta della politica che sta decidendo e su cui troverà una sintesi, perché il valore del centrodestra è un valore che permette di vincere in tante regioni e di governare bene. E quindi l'obiettivo è il centrodestra unito con un candidato presidente che sappia rappresentare al meglio i sardi. Noi avevamo proposto la candidatura dei presidenti uscenti. Fratelli d'Italia insiste molto su una candidatura che, per carità, è una candidatura autorevole del sindaco di Cagliari Truzzu, e quindi credo che nelle prossime ore si arriverà ad un accordo con il Centrodestra Unito, per vincere la Sardegna e continuare il buon governo che abbiamo dimostrato in questi 5 anni. Dopodiché, ieri è successo qualcosa di preoccupante, perché un sequestro fatto a poche ore dalla presentazione delle liste, mentre si sta decidendo il candidato presidente su un'indagine di un anno e mezzo fa destare molti sospetti. Fa preoccupare, a me impaurisce, e quindi io credo che ci sia un tema della magistratura che noi stiamo sollevando da tempo. Abbiamo anche raccolto tantissime firme sul referendum della giustizia qualche anno fa, e io credo che l'obiettivo di questo governo, del ministro Nordio, debba essere quello di proporre entro i prossimi mesi una riforma della giustizia che preveda la separazione delle carriere, che preveda la responsabilità civile dei giudici e magistrati, perché spesso persone innocenti si trovano sui giornali con indagini, inchieste, senza poi avere la possibilità né dimostrare la propria innocenza, e quando l'innocenza è dimostrata, nessuno ne parla e intanto la loro vita è rovinata. Questo è successo proprio a margine della discussione che avete fatto sulla relazione Nordio, quando Nordio ha parlato di strapotere dei PM e l'ANM ha risposto, insomma, quante coincidenze. Troppe coincidenze. Non è la prima, dato che governa il centrodestra, non credo che sarà neanche l'ultima, ed è preoccupante. Preoccupante perché a volte ci si chiede se c'è ancora uno stato di diritto, e la magistratura a un certo punto interviene, ripeto, con dei tempi molto sospetti, e quindi c'è da fare una valutazione seria anche da parte del governo su come cercare di gestire questa cosa, e secondo me la riforma della giustizia deve essere fatta. Ti ripeto, ne parliamo da tanti anni, però questo deve essere l'anno buono. Grazie. Grazie, grazie Andrea Grip. Grazie.